Amici all'ascolto, un saluto da Piazza di Siena. Nel secondo giorno del concorso ippico internazionale romano, Piazza di Siena vuole ricordare uno dei più grandi cavalieri di tutti i tempi, Graziano Mancinelli, con un memorial, una categoria di caccia. Con le immagini possiamo andare al percorso del brasiliano Rodrigo Pessoa in sella a Loro Piana Bianca d'Anorì. Eccolo inquadrato, il giovane figlio d'arte, figlio di Nelson Pessoa. Una categoria di caccia, dunque occorrerà fare attenzione al tempo. C'è un coefficiente di 5 secondi per ogni errore commesso agli ostacoli e va ricordato un fatto importante, cioè che per chi riuscirà a battere il record di Arnaldo Bologni May Day stabilito lo scorso anno in 60 e 61 ci sarà un bonus di 100 milioni. 60 e 61 di Arnaldo Bologni May Day stabilito lo scorso anno con l'aggiunta di un errore agli ostacoli, dunque il tempo di Bologni sarebbe potuto essere inferiore di 5 secondi. 100 milioni che fanno gola un po' a tutti, anche se il denaro non è tutto, però è un incentivo notevole per questi cavalieri che affrontano la pendice notturna di questa seconda giornata. Ed è velocissimo anche nel Parc à Mouton Rodrigo Pessoa, che va ad affrontare il muro. Attenzione al cronometro, infatti Pessoa è proprio sul filo del record, ancora perfettamente in gara. Prima di lui nessuno si è avvicinato al limite di 60 e 61. Rodrigo Pessoa nella fase conclusiva del tracciato ideato da Marcello Mastronardi sprona il suo cavallo e sul filo elettronico, sulla cellula elettronica che fissa il tempo, carezze per il suo saltatore, 57.06, riesce a battere il record. Felicissimo il cavaliere brasiliano, 57.06, dunque battuto il record della categoria di caccia appartenente ad Arnaldo Bologni May Day. In campo ora per l'Italia Andrea Franchi su Filippo il Bello, che ha concluso in 72.19, lascia il posto a un altro cavaliere azzurro, Emilio Bicocchi, su Samurai du Pelon. Riepiloghiamo quanto è accaduto in precedenza. Buona prestazione per Ann Kursinski, Stati Uniti, in sella Ferina, 64.97, un errore agli ostacoli vicinissima al miglioramento del record. Buona prestazione anche per l'altra statunitense Margie Goldstein su Eden's Creek, Alvaretto, 62.12, e poi il tocco di classe di Rodrigo Pessoa, che è riuscito a battere il record di Arnaldo Bologna e May Day, che chiuderanno questa categoria dando, per quanto riguarda il saltatore, l'addio all'attività agonistica. Ora in campo Emilio Bicocchi per l'Italia in sella Samurai di Pelon. Un'impresa improba per lui, come del resto per tutti gli altri concorrenti, perché battere il limite stabilito da Rodrigo Pessoa sarà estremamente difficile. Un errore anche al muro. Vi ricordo che la velocità di 400 metri al minuto, la lunghezza del tracciato di 510 metri, il tempo massimo di 77 secondi, il tempo limite di 154 secondi. In grave difficoltà Emilio Bicocchi, che usa la mano dolce con il suo Samurai du Pelon, un cavallo baio nato nel 1984 di origine francese. Vediamo se si ritirerà Bicocchi oppure tornerà sui propri passi per affrontare l'ostacolo che gli è costato caro. Riprende, ma naturalmente ormai è escluso dalla lotta per le posizioni migliori. In giornata, vi ricordo, dominio assoluto dello statunitense McLean Ward, che ha siglato il premio Campidoglio categoria mista in sella ad Elmo, al secondo posto Francesco Franco per l'Italia su Glenda, e poi abissato nel trofeo Rover categoria a tempo, migliore degli italiani Emilio Pulicelli in terza posizione con San Patrignano Baby. Intanto ha concluso Emilio Bicocchi
con un tempo di 101,31. 101,31. Claudio? Sì, intanto, Alessandro Fabretti da Borgognacco. Intanto il protagonista di questa sera, Rodrigo Pessoa, è sceso da cavallo, gentilmente è venuto qui, quindi subito a caldo un commento su questa prova, al di là poi di come andrà. No, penso che questa gara è stata molto interessante, non è ancora finito, il mio cavallo ha fatto molto bene le due opzioni, 4 A e B, ha passato molto bene, dopo anche la curva, una curva molto stretta per andare sulla triplice numero 10, ma vediamo, c'è ancora un po' di cavaliere, anche McLean Watt che è molto in forma e Arnaldo Bologna che ha vinto l'anno scorso, allora c'è ancora un po' da aspettare. Rodrigo? Sì? Ecco, ti chiederei la cortesia di rimanere in postazione, se ti fa piacere, per seguire la gara con noi, così potrai seguire proprio McLean Ward e Arnaldo Bologni in sella Mayday che chiuderanno questa categoria. È molto emozionato Claudio. Lo credo, anche perché ci sono 100 milioni in palio. Allora, gli occhi brillano. È vero che il denaro non è tutto, però rappresenta pur sempre qualcosa. Mirko Casadei su Quick Dugaron per l'Italia, un cavallo intero nato nel 1982 di origine francese, vi ricordo ancora il nuovo limite da battere 57,06, e facciamo dunque la conoscenza con il percorso ideato da Marcello Mastronardi, che è identico ovviamente rispetto a quello dello scorso anno per rispettare le difficoltà affrontate da Arnaldo Bologni, da Mayday 12 mesi fa. Allora, si parte con un verticale di 1,40 m, poi un oxer 1,45 x 1,50 m, un altro dritto 1,50 m, poi una opzione al numero 4, un oxer in entrata 1,45 x 1,50 m. Intanto era ottimo il tempo di Casadei, 58,84, più 5 secondi di penalizzazione per un errore agli ostacoli, 63,84, non avrebbe vinto, comunque si sarebbe collocato in ottima posizione, 63,84, e probabilmente il regista Roberto Gambuti, che guida le telecamere dell'Esterna 1 di Napoli, ci ripropone proprio questo sciagurato errore. Eravamo rimasti all'ostacolo numero 4, poi il numero 5, un recinto denominato Parca Mouton. Intanto vedete anche la classifica provvisoria con Rodrigo Pessoa, che ha fatto il vuoto e ha battuto il record di questa categoria di caccia. Vi dicevo, un Parca Mouton che prevede alcune opzioni, ovviamente la strada più breve e anche la più impegnativa, quella che permette di risparmiare centesimi di secondo preziosi, ma presenta le maggiori difficoltà. Claudio? Sì, Alessandro. Due dati, il primo è il volto di Pessoa, non ha idea di come sta seguendo la gara. Il secondo è Casadei, quando è uscito ha fatto i complimenti a Pessoa, mi sembra un bel dato sportivo questo. Benissimo, prendiamo atto, continuiamo con la descrizione del percorso. Arriviamo al numero 6, un oxer 1,50 x 1,60, poi il 7, il muro, altezza 1,50 m, quindi l'8 un largo, un passaggio di sentiero 1,50 x 1,60 m, un altro verticale di 1,50 m, poi la triplice 1,50 x 1,80 m, e quindi una gabbia numero 11, un verticale in entrata 1,50 m, e quindi un altro verticale per 1,50 m. 5 secondi ogni orrore agli ostacoli. Per assurdo potrebbe vincere anche un binomio che commette un errore, però è estremamente difficile visto il ragguaglio cronometrico registrato da Rodrigo Pessoa. In campo Andrea Riffeser su Monriff 88, un binomio molto affiatato, c'è un rifiuto di Monriff, che è un cavallo sauro nato nell'83 di origine francese, un cavaliere dilettante che spesso si cimenta con i professionisti e non di rado ha ottenuto risultati prestigiosi, però questa sera non è serata. È il secondo rifiuto per Monriff e Andrea Riffeser, che si ritira. Vi ricordo che il regolamento prevede l'eliminazione dopo il terzo rifiuto.
può dunque ancora respirare Rodrigo Pessoa. Alessandro, vuoi chiedere a Rodrigo cosa pensa di fare, come utilizzare questi 100 milioni se verranno? Beh, innanzitutto aspettiamo. Starà facendo gli scongiuri. Stiamo facendo gli scongiuri, soprattutto Rodrigo Pessoa, e poi chiediamoglielo, sì, che cosa faresti con questi milioni? Oh, primo, non è tutto per me, il proprietario del cavallo è anche la sua parte, abbiamo anche in questo sport tante spese per andare in viaggio con i cavalli, e l'investimento per comprare un cavallo come questo è anche molto alto. Allora sì, questi 100 milioni vanno via presto. Claudio, Rodrigo, quanto è costato l'Oropiana Bianca Danorì? Parlando un po' di cifra, ha costato abbastanza. Abbastanza. Abbastanza, ma si continua così, si pagherà presto. Credo. Lo credo. Claudio? Sì. Vogliamo far commentare la prova di. Sì, la prossima gara? Benissimo, allora di Guarducci? In campo Francesco Guarducci per l'Italia su Lucky Strike. Le difficoltà del percorso. A Rodrigo Pessoa. Allora, cominciamo con un dritto che non è molto alto, ma che ha già fatto 2 o 3 errori. Dopo abbiamo un Oxa. Lo prende bene veloce, anche se non è pari è sempre difficile. Dopo giriamo a sinistra un verticale bianco che qua con la luce è un po' scuro, ha fatto già abbastanza difficoltà. Qua arriviamo alla prima opzione, è 4A e B, o facciamo come ha fatto questo cavaliere, andiamo dritto, o a destra che fa un po' più corto, un verticale un po' stretto. Ecco Rodrigo, questo è il Parc Mouton, tu hai scelto naturalmente la traiettoria più difficile. Sì, perché il chef di pista, Marcello Massonardi, ha messo questo. È normale, sì, tu puoi guadagnare tempo, è normale che è un po' più difficile. Allora, ma si perde tanto tempo quando si va dritto, e fare tutto il giro si perde abbastanza tempo. Qua c'è anche una difficoltà, si vuole passare prima dell'acqua, è una triplice che è abbastanza larga, è una delle difficoltà del percorso. Intanto ha concluso il suo percorso Guarducci con un totale di 85 e 23, sempre Rodrigo Pessoa saldo leader di questa categoria di caccia, che ricorda Graziano Mancinelli, uno dei migliori cavalieri italiani di tutti i tempi, ricorda la Belle Époque dei fratelli D'Inzeo, del cavalier Vittorio Orlandi. Lo ricordiamo, medaglia d'oro individuale alle Olimpiadi di Monaco nel 72 in sella ad Ambassador, un ricordo doveroso. Intanto in campo Francesco Bussu su Susi Tu, una femmina saura del 1984 di origine irlandese. Quart'ultimo binomio in campo, dopo vedremo McLean Ward, Stati Uniti, il mattatore di questa edizione del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena in sella ad Elmo, poi Todd Minicus ancora per gli Stati Uniti, e quindi gran finale con Arnaldo Bologni e Mayday al Canto del Cigno. E direi che in alcuni tratti questo percorso simboleggia un po' anche la tortuosità della vita. Molto spesso, ecco, mi riferivo proprio a questa parte del tracciato con il Parc Mouton, molto spesso la strada più facile porta ad obiettivi non proprio ideali, mentre quella più difficile, più spinosa da affrontare, può dare tante soddisfazioni, come ha sottolineato Rodrigo Pessoa. Intanto c'è un problema per Francesco Bussu, presente a Piazza di Siena. Proprio all'ultimo momento, infatti, è stata necessaria la sostituzione per Giorgio Nuti e Giuseppe Corno, subentrati Giovanni Magatone e Francesco Bussu. Intanto
termina con 94,07. Siamo ben lontani dal record di Rodrigo Pessoa, 57,06. E vorrei che il regista Roberto Gambuti ci desse un'immagine anche totale del campo di gara di Piazza di Siena, perché Villa Borghese di notte è uno spettacolo veramente incantevole, uno spettacolo cromatico, lo vediamo in emozionante. Questa sera, numero 2 di testiera, in campo per gli Stati Uniti McLean Ward in sella ad Elmo, un castrone da mantello sauro nato nell'87 di origine francese, uno dei rivali più temuti da Rodrigo Pessoa. E in effetti stiamo a vedere se McLean Ward riuscirà a completare il suo poker dopo le tre vittorie ottenute nelle categorie precedenti. Squadra statunitense che si propone fra le favorite per la Coppa delle Nazioni in programma domani, coppa per la quale il selezionatore italiano Vittorio Orlandi ha già scelto i quattro cavalieri. Si tratta di Natale Chiaudani, Guido Dominici, Jerry Smith, Valerio Sozzi. E a proposito di Natale Chiaudani, intanto c'è l'errore da parte di McLean Ward, un sospiro di sollievo da parte di Rodrigo Pessoa, un errore presto replicato. Non è serata, non è un bello di notte McLean Ward. Vi dicevo a proposito di Natale Chiaudani, a lui si deve l'unica vittoria azzurra in questi primi due giorni di gare a Piazza di Siena. In sella ad Alicia della Brid ha siglato la categoria difficoltà progressive battendo il colombiano Andrés Peñalosa, lo svizzero Willy Melliger con l'affiatatissimo Calvaro e Jerry Smith, campione italiano in carica, con l'oro piana Constantin. Naturalmente in bocca al lupo ai quattro moschettieri che domani difenderanno i colori azzurri in Coppa, una coppa ravvivata dalla presenza di 10 paesi. Intanto abbiamo anche il totale per il cavaliere statunitense McLean Ward in sella ad Elmo, un totale di 90,82. Ed ora un altro statunitense, Todd Minicus su Ravel, un castrone baio di 10 anni nato in Germania, è un annoverano, penultimo binomio in gara. Ancora due tracciati di sofferenza per Rodrigo Pessoa, non vogliamo essere venali, però in questa circostanza, al di là di tutto, al di là del prestigio della vittoria in una categoria, in un concorso internazionale, c'è un bel gruzzolo di 100 milioni per chi batte il record di Arnaldo Bologni e Mayday, che sono i detentori di questo record e partiranno per ultimi. Sarà un momento molto bello vedere all'opera probabilmente per l'ultima volta questo cavallo di 17 anni che ha regalato due titoli italiani ad Arnaldo Bologni. E naturalmente il Gran Premio Roma conquistato nel 1994, però non anticipiamo i tempi. Todd Minicus per gli Stati Uniti in sella Ravel, anche egli sta spingendo sull'acceleratore, però una barriera tira l'altra, vedete, è difficile coniugare precisione sugli ostacoli e velocità. Lodevole comunque il tentativo di provarci da parte dell'americano. Che va a concludere il proprio percorso bene anche sul verticale su fosso, primo elemento della gabbia. Il totale è di 75,46,
molto falloso sugli ostacoli, però estremamente veloce il binomio statunitense, che ha dato veramente tutto, ha preso i suoi rischi e ha pagato cara la sua velocità. Ora l'ultimo binomio in campo, Arnaldo Bologni, Mayday. Rodrigo Pessoa, ci sei? Arnaldo Bologni, Mayday. Rodrigo, mi senti? Sì. Ecco, allora vorrei che tu facessi un augurio sportivo ad Arnaldo Bologni e Mayday. Ma credo che questo cavallo con Arnaldo ha fatto tante cose buonissime, ha dato come due titoli di campione italiano, ha vinto poi il Gran Premio di Roma e ha vinto tante gare, e credo che si ritira oggi, avendo fatto una carriera molto bella, e anche qua anche una grande chance per vincere la gara. Dobbiamo aspettare ancora un po'. Grazie Rodrigo, allora soltanto questo binomio ti separa dai 100 milioni in palio per aver abbattuto il record, che vi ricordo era di 60 secondi e 61 centesimi. Ed ora Arnaldo Bologni, Mayday, contro Rodrigo Pessoa, ma soprattutto contro se stessi, per dimostrare che un cavallo a 17 anni può ancora essere a livelli ottimali, ma comincia subito male. Però attenzione, perché quando ha stabilito il record Mayday aveva commesso un errore anche in quella circostanza. Naturalmente è passato un altro anno. Vedete la duttilità di Mayday, che è arzillo come un puledro. Ormai si conoscono alla perfezione cavallo e cavaliere, ma gli anni passano, c'è un errore all'elemento di ingresso di quella che è una combinazione molto difficile. Carezze per Arnaldo Bologni e il suo Mayday, che si ritirano, ed è un saluto definitivo all'attività agonistica. Merita una dorata pensione questo cavallo eccezionale. Carezze per Arnaldo Bologni e Mayday, ma vittoria nella categoria di caccia per Rodrigo Pessoa. Claudio, vince in sella l'oro piana bianca. Don Ri, linea Fabrizio. Innanzitutto un commento anche da Arnaldo Bologni, visto che è l'ultimo anno qui di lì. Ma ero venuto qui, Carlo non era abbastanza pronto, però una gara del genere, e poi con Rodrigo che è passato davanti a quella velocità lì, bisognava provare. Grazie Arnaldo. Grazie Arnaldo. Allora un commento di collegamento, grazie anche al regista Gambuti, all'esterna 1 di Bari, ad Alessandro Fabretti. Se abbiamo ancora il tempo per una battuta con Rodrigo, ecco, vai Fabretti. Una battuta allora con Rodrigo Pessoa, un commento, questa volta soddisfatto e contento. Sì, certo, questa volta è andata per me veramente bene. Pensavo avere una chance, una buona chance per fare questa gara. Questa cavallo era veramente in forma, e questa volta è andato il mio favore, e spero tornare l'anno prossimo per rimettere in gioco la Coppa grazie alla Mancinelli. Rodrigo? Sì? Ci fai un prestito? No, oggi pago un bel giro nell'albergo, sì. Va bene, grazie. Allora, vittoria di Rodrigo Pessoa in questa categoria intitolata alla memoria del grande Graziano Mancinelli. È tutto per l'equitazione, appuntamento a domani alle ore 17 per la Coppa delle Nazioni. A tutti la più cordiale buonanotte.